Napoli continua a detenere il primato dei feriti per via dell'esplosione di botti per festeggiare il Capodanno. Purtroppo una maglia nera che la città partenopea non riesce a levarsi di dosso. Spesso si feriscono persone che usano fuochi illegali che continuano a circolare nonostante i numerosi sequestri operati dalle forze dell'ordine. A Napoli città e provincia si sono registrati 16 ferite, 57 chiamate ai vigili del fuoco per incendi provocati anche dallo scoppio di fuochi. Il caso più grave al Parco Verde di Caivano, dove un 16enne è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco, è stato poi subito portato all'ospedale di Frattamaggiore dal padre. Dalle prime notizie pare che il ragazzo fosse su un balcone in festa con i familiari. All'improvviso il suo volto è diventato una maschera di sangue. Per fortuna ferite non gravi, prognosi di 10 giorni. Due persone si sono ustionate invece a San Pietro a Patierno e portate da parenti all'ospedale Cardarelli Centro Ustioni, ma nello stesso stabile si sono ferite altre 7 persone. Le fiamme si sarebbero propagate velocemente a seguito di un fatto accidentale. Un bambino ha subito un trauma agli occhi per un episodio davvero incredibile. Era in auto col papà quando l'esplosione di una bomba carta ha fatto scoppiare l'airbag che lo ha colpito in pieno volto. E ancora, un uomo è arrivato intorno alla mezzanotte e mezza all'ospedale Pellegrini con la mano fasciata, ha perso la prima falange della mano. Gli altri feriti, per fortuna meno gravi, hanno subito danni a mani e ustioni ai volti. Un 22enne di Sant'Ammaro, in provincia di Caserta, ha invece perso due dita della mano destra. Nonostante l'intervento chirurgico all'ospedale di Caserta, non è stato possibile salvargli le dita. Per lui problemi anche ad un occhio, attualmente ricoverato ma non in pericolo di vita al Pellegrini di Napoli. E non poteva mancare l'agguato di Camorra, approfittando del clima di festa delle ultime ore. Ad Afragola, un 38enne di Acerra, Luigi Mocerino, è stato ucciso per strada. O meglio, stava cercando di entrare in salumeria per le ultime compere per il cenone della famiglia, a quanto pare. 4 i colpi esplosi nei suoi confronti. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.